Ciao ragazzi, buongiorno. Molti di voi mi hanno chiesto di mostrare un po' com'è la giornata tipo di chi lavora nel mercato immobiliare, nel mercato delle aste, fa l'investitore. Ricordatevi che mentre fate questo tipo di lavoro potete assolutamente fare anche altri investimenti, quindi non è in realtà un lavoro, ma non è neanche una professione, ma in realtà è un vero e proprio business. Business in che senso? Specifichiamolo. Business per voi, per le persone che lavorano insieme a voi, perché chiaramente dovete imparare quelle che sono le tecniche per poter comprare immobili, per esempio, a basso costo, per poi poterli rivendere sul mercato. Non tutti gli immobili all'asta sono immobili convenienti, perché all'interno del portale, per esempio, di riferimento che voi utilizzate, ce ne sono alcuni che io utilizzo, oppure per esempio è un immobile che avete trovato all'interno del tribunale come comunicazione o sul sito del tribunale, ci sono immobili di qualunque tipo, come beni mobili di qualunque tipo. In questo caso andiamo a vedere quella che è un'asta giudiziaria che si terrà tra un paio di mesi. Come vedete, sto facendo questa visita un paio di mesi prima rispetto all'asta, perché tra l'infinita mole di step che dovranno essere fatti c'è anche quello della visita e poi successivamente c'è quello del business plan. Prima della visita e dopo il business plan e dopo la visita, quindi nei vari intervalli c'è altro lavoro, altra mole di lavoro che va fatta. Quindi oggi vi voglio portare con me, per quello che si può, per quello che posso mostrarvi, vi faccio vedere un po' la giornata, un momento tipo di quello che durante quasi tutti i giorni affronto da solo o assieme al mio team. In questo momento mi trovo da solo in auto, quindi vi faccio vedere e vi porto a vedere quella che è un'asta per un cliente, quindi per una persona, un investitore che in realtà non è un investitore ma lo utilizzerà molto probabilmente come uso privato. Ma vado a vedere questo immobile, prima mi rendo conto perché è un immobile chiaramente abitato, prima mi rendo conto dell'immobile, ci sarà anche il cliente a guardarlo e quindi potremo fare un'analisi, lui sotto alcuni aspetti, io sotto altri aspetti, e questo ci servirà poi per capire se si può andare avanti oppure no. Ok, non vi potrò mostrare chiaramente l'interno, non vi potrò mostrare molti frangenti di quella che è la visita all'asta per questioni di privacy, e chiaramente questo non potrà essere fatto. Praticamente questo immobile che sto andando a vedere con il mio cliente è un immobile che in realtà lo stiamo vedendo sia all'asta, ma proveremo ad anticipare tutti i concorrenti che potenzialmente potrebbero partecipare a quest'asta giudiziaria, e proveremo ad anticiparli con un saldo e stralcio. In realtà abbiamo già un pseudo accordo verbale con il debitore, perché io in realtà mi sono già mosso prima su questo aspetto, però chiaramente l'immobile ha bisogno di vederlo anche il cliente. Se non lo vede il cliente, insomma, non si può fare nulla, soprattutto se non piace al cliente. Se riusciremo a fare saldo e stralcio, bene, altrimenti useremo l'opzione B, che sarà quello dell'asta. Questa è un'altra chicca che volevo darvi, ecco, su quello che è l'immobile che stiamo andando a vedere. Ok ragazzi, siamo arrivati, c'è già il delegato alla vendita, siamo arrivati con 10 minuti d'anticipo, credo che ci sia qualche altra visita. Questo vi fa capire come, se riusciamo in qualche modo, perché non è sempre possibile, ma se riusciamo ad anticipare l'asta giudiziaria, molto probabilmente eviteremo diversi rialzi, ok? Ma questo spetta sempre al creditore. Piano B, partecipare all'asta, quindi mascherina e andiamo. Io sono arrivato all'immobile, ho chiamato il delegato alla vendita per visitare questa casa. Il cliente sta arrivando, perché chiaramente siamo in anticipo, vedo che già sta arrivando, però delegato alla vendita, oggi in una delle situazioni che possono capitare mi ha detto che ci sono dei problemi per la vista dell'immobile. Adesso sta uscendo, capiremo qual è il vero problema, mi dovrebbe chiamare, quindi probabilmente ha avuto opposizione da parte
da parte dell'inquilino, ok? Queste sono cose che possono capitare, quindi noi non siamo ancora entrati in questo momento, però questo non ci scoraggia, perché bisogna capire le motivazioni che spinge l'inquilino a fare opposizione e in secondo luogo bisogna capire eventualmente se l'inquilino vuole effettivamente risolvere il problema, perché se vuole risolvere il problema sicuramente possiamo aiutarlo. Quindi in questi casi non è detto, non dovete mai scoraggiarvi, perché non è detto che chi ci vive all'interno non abbia voglia di risolvere il problema, perché in realtà la paura che probabilmente queste persone hanno in questo momento è quella di vedersi togliere una casa senza la possibilità poi di cioè senza sapere dove andare. Ma in realtà questo può essere vero in parte se l'immobile viene venduto all'asta e chiaramente loro ci abitano all'interno, la prima casa, insomma. Però se c'è la possibilità, e questo probabilmente ci sarà in un secondo momento, di potermi interfacciare con loro, usiamo altre strategie per poterci mettere in contatto col debitore. Una delle classiche è quella di andare a suonare, però chiaramente non sapete qual è il nome e il cognome del debitore, perché il tribunale non ve lo dice. Però ci sono altri modi per poter vedere chi è il debitore o comunque come rintracciarlo. A quel punto, quello che non fa la maggior parte delle persone che non ottiene risultati è quello di fermarsi a questo punto e lasciar perdere già un'occasione immobiliare. Invece no, perché il debitore potrebbe essere disposto a risanare la sua situazione a fronte dell'immobile stesso. Adesso vediamo cosa succede. L'immobile non è stato possibile vederlo perché c'è stata opposizione da parte dei debitori nei confronti dell'avvocato. C'era anche un altro potenziale acquirente, quindi questo è un dato molto importante, perché ci fa capire com'è l'andamento dell'asta potenzialmente. Detto questo, come già vi avevo anticipato, abbiamo un pseudo accordo con il debitore. Questo significa che possiamo tornare a vedere l'immobile, in questo caso solamente in maniera riservata e non attraverso il delegato alla vendita, perché altrimenti no, non ne usciamo, non se ne fa nulla. Quindi, siccome ci sono altri modi per poter ottenere l'immobile, e francamente quella che poteva essere la strategia che voleva adottare il delegato alla vendita in questo caso, cioè quella di contattare i carabinieri, contattare i vigili urbani, che non hanno dato disponibilità, fare una visita forzata, a me non sarebbe piaciuto comunque entrare, anche perché comunque so già chi è il debitore. Io mi sono informato ancora prima di fissare l'appuntamento per vedere l'immobile col delegato alla vendita, però più che altro era per fare una cosa abbastanza formale e per farlo vedere al mio cliente, insomma, giusto per... Però non sarà possibile oggi, perché non mi va di fare sceneggiate, soprattutto di apparire nei confronti del debitore come una persona che viene con i carabinieri o viene con i vigili, con la polizia locale sostanzialmente. Ho già un'idea, c'è già un pseudo accordo telefonico con il soggetto, perché so come trovare i dati chiaramente di chi è il debitore. Ho già questo pseudo accordo telefonico per la risoluzione del problema, quindi in preasta, ma perché diversamente l'immobile andato in asta sarebbe solamente un danno economico, un danno sotto tutti gli aspetti nei confronti del debitore, perché in questo caso non ha colpe di quello che è successo, di quello che mi è stato raccontato. Chiaramente poi bisogna verificare tutte le carte, non ci sono colpe, però possiamo vedere cosa si può fare. Io credo che l'unica cosa da fare è trovare un accordo in modalità preasta, quindi cercare di bloccare l'asta, cercare di partecipare senza concorrenti, e questo ci garantirebbe un vantaggio non indifferente, soprattutto un vantaggio nei confronti da dare appunto al debitore. Se riusciamo a fare questo siamo completamente a cavallo, però è chiaro che adesso bisogna vedere le varie modalità. Scusate se però sto guidando. Vediamo le varie modalità, vediamo un po' cosa succede. Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare, che mi viene in mente da questa mattinata, che ripeto, noi non siamo entrati nell'immobile, quindi il debitore tecnicamente a noi neanche ci conosce, non ci ha neanche visto in faccia, quindi non sa neanche chi siamo, anche se ci ha sentito al telefono, se mi ha sentito al telefono qualche giorno fa, prima di fissare l'appuntamento col delegato alla vendita. Un aspetto che mi va di sottolineare è quello che, visto e considerato che c'era un altro potenziale acquirente, il potenziale acquirente è entrato senza visitare l'immobile, però si è trovato, insomma, faccia a faccia con il debitore, con la madre che abita giù. Quindi è un immobile a due piani, dove il secondo piano è pignorato,
già messo in vendita. Il primo piano è pignorato, ma non è ancora messo in vendita all'asta, quindi se se lo compra andrà a vivere sotto, andrà a vivere sopra alla famiglia del debitore. Per carità, anche se lo compriamo noi, ci riusciamo con saldo e stralcio, sarà la stessa cosa, perché poi l'immobile del secondo piano verrà pignorato dopo, cioè verrà venduto dopo in un secondo momento. Ma è diverso tra avere un accordo bonario con il debitore e non averlo, raggiungere e conoscere la sua psicologia, entrare in modalità amico con lui e non farlo, sono due cose diverse. L'inesperienza del potenziale acquirente che era presente con l'avvocato, col delegato alla vendita in questo caso, che sono entrati e si sono fermati al pianerottolo senza vedere l'immobile, questo lo penalizza, perché chiaramente se potenzialmente questo potenziale acquirente, appunto, scusate il gioco di parole, volesse intraprendere una modalità di saldo e stralcio, eventualmente come vogliamo fare noi, non glielo farà fare. Perché? Perché il debitore in questo caso quale immagine, quale ricordo ha dell'avvocato e di quel potenziale acquirente? Ha un'immagine di quei 10 minuti, 20 minuti concitati nel quale c'era la madre vecchia che urlava, c'era lui esagitato, io ho visto tutto da fuori, ma da lontano, proprio perché non volevo farmi vedere, perché devo entrare in un secondo momento. Però è chiaro che se il potenziale acquirente si è fatto vedere, l'immagine che sarà nella testa del debitore è quella che il potenziale acquirente è una persona cattiva, che addirittura hanno provato a chiamare i carabinieri e la polizia locale per fare la visita forzata, e questo non lo aiuta. Quindi, siccome per fare un saldo e stralcio c'è bisogno, cioè per aiutare il debitore a cancellare il debito c'è bisogno comunque del suo consenso, è chiaro che questo lo penalizza e avvantaggia noi. Questo è uno degli strumenti, una delle tecniche, una delle strategie che chi non è esperto non conosce. Quindi io potevo benissimo avvicinarmi al cancello, come fanno molti, era lì l'avvocato, farmi vedere e mi sarei bruciato, io e il mio cliente, avrei bruciato l'immobile anche al mio cliente. Invece no, il debitore mi conosce telefonicamente, l'avvocato mi conosce al telefono, mi ha visto solo da lontano perché ha capito che ero io, mi vedeva parlare al telefono, insomma, non mi sono neanche avvicinato, proprio per non far accostare la figura del delegato alla vendita in questo caso e tutto quello che è successo nella mente del debitore. Ok, queste sono, ragazzi, sono alcune tecniche che per qualcuno di voi può sembrare tra virgolette banale, stupido o di secondo piano, non rilevante, ma vi garantisco che sono tecniche molto 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 raffinate, psicologicamente molto raffinate, che faranno la totale differenza se quando volete fare un'operazione di questo tipo. Adesso, se io contatto il debitore, non oggi ma lo contatto domani, e gli dico ti vengo a trovare, parliamone, io avrò potenzialmente già la porta aperta. Diverso è se si presenta l'altro potenziale acquirente o con una telefonata, se riesce ad avere il numero del debitore, noi sappiamo come si fa. La presenza, quindi si presenta davanti al cancello, suona perché ormai ha capito qual è il cognome, perché chiaramente stamattina c'era lì, si presenta, è chiaro che il debitore lo guarda e la prima cosa che gli verrà in mente è l'immagine negativa di quello che è accaduto oggi. Quindi non vi improvvisate all'asta, questo è quello che voglio dirvi, non vi improvvisate a saldo e stralcio. Volevo raccontarvi appunto e farvi vedere una delle tante situazioni che si possono trovare all'asta, in realtà in questo caso prima di partecipare all'asta, prima del business plan, prima di tutto, però volevo mostrarvi una delle mattinate che possono capitare. È chiaro che non sono tutte così, perché molto spesso si visita l'immobile addirittura vuoto o del debitore che non ne frega niente dell'immobile, però è chiaro che una mattinata così, una visita, potenziale visita in questo caso così, andava raccontata. Quindi se avete dei commenti, se avete avuto delle esperienze del genere, ditemelo qui sotto nei commenti, lasciatemi un like all'interno del video, sul video, condividetelo se vi fa piacere, e se avete delle domande fatele. Ci vediamo al prossimo video, ciao!